E bentornati in questo nuovo video, sono TonyGamer17 e ragazzi, oggi con un altro video tutorial e mi raccomando un bel applauso agli sviluppatori per questa nuova stagione che continuano a farsi soldi ma lanciando così aggiornamenti penosi e deprimenti con tanti bug e crash. Quindi ragazzi, un applauso, mi raccomando un applauso. Ok, allora, che cosa faremo oggi? Uno, questo non è il primo video che faccio su Warzone riguardo ai bug e al crash, ok? Quindi, dopo 3-4 video che ho fatto, ho capito un'altra cosa. Sì, un'altra cosa. Quindi, andiamo un attimo sul registro, quindi registro, questo qua, editor del registro di sistema. Una cosa che ho mancato in questi video, però è molto fondamentale fare questa procedura un po' rischiosa per Warzone e cercare di risolvere questi problemi. Ok, adesso andiamo su editor del registro di sistema e adesso andiamo bene. Ok, ora andiamo su local machine software, no aspetta, ho sbagliato, software Microsoft e poi andiamo su cryptography, eccolo qua, andiamo su questa qui, sì, questa modifica. E un dato di valore che ho lasciato in descrizione, quindi io adesso ho incollato questo nuovo dato e faccio ok. Una volta fatto ok, chiudo tutto e mi raccomando, una volta fatta questa procedura riguardo al dato di valore, riavviate il vostro sistema, lo riavviate, accendete il PC, cioè quindi poi il PC ritorna di nuovo alla sua schermata e poi andiamo su battle.net, quindi Blizzard. Io adesso sto facendo questo aggiornamento e lo stoppo un attimo perché devo aiutare questi ragazzi che hanno bisogno di Warzone, quindi se avete problemi di bug, crash, scrivetemi nei commenti. Ormai sono mesi che mi sto informando su queste cose, sto andando alla ricerca di tutto. Quindi andiamo su impostazioni e andiamo su impostazioni di gioco. Qui, come potete vedere, basta che clicchiamo argomenti della riga di comando aggiuntivi, quindi tutto questo, poi fate come me il trattino di 3D11, che significa DirectX 3D, quindi DirectX 11, quindi fine. Una volta messo su fine andremo su opzioni, poi il famosissimo analizza e ripara, che adesso non ci servirà perché dobbiamo un attimo andare su mostra in esplora risorse, Call of Duty. Eccolo qua, proprietà, e come potete vedere la compatibilità ci serve, quindi andiamo su esegui con questo programma come amministratore. Bene, registra questo programma per il riavvio, esatto, e applichiamo. Ok, va bene, va bene. Poi chiudiamo tutto. Se non dovesse funzionare, andiamo sempre su opzioni e analizza e ripara. Mi raccomando, quando fate analizza e ripara, cancella qualsiasi file nella cartella che fa partire Warzone, ma un file all'avvio, non proprio tutto il gioco, solo qualcosa per far avviare il gioco. Quindi analizza e ripara, oppure andiamo su mostra in esplora risorse di nuovo e sempre su Call of Duty e cancelliamo tutto,
questi file, tutti, cioè tutti, dico tutti, ok? Tutti. Poi un'altra cosa, allora, proprietà, sì, ok, quindi ragazzi non ci fate caso, cancellate tutti questi file e poi fate analizza e ripara, ok? Bene. E poi ritorneranno questi nuovi file, ma con un, come dire, con file nuovi. Questi sono file vecchi, ok? Dai, per spiegarvi in poche parole cosa sono. Chiudiamo qui. E dovrebbe andare, cioè, il gioco va. Sicuramente va al 100%. Perché più di questo non si può fare più niente. A questo punto bisogna contattare gli sviluppatori e capire perché Warzone ha questi problemi. Se avete problemi nel caricamento, allora lo sappiamo già. Sono gli hard disk, SSD oppure l'M2, che quello è buonissimo, l'M2. Quindi io gioco su un hard disk, adesso non ci gioco più a Warzone perché mi sono stancato, non ce la faccio più. E quindi... se avete bisogno di altri, non so, altri consigli, una mano di un amico, quindi mi raccomando iscriviti anche al canale, attiva la campanellina, perché noi non abbiamo ancora finito con questi problemi. Non abbiamo ancora finito. Quindi iscriviti, attiva la campanellina, 30 euro, vabbè. E mi raccomando. In descrizione troverete il codice del dato di valore e lo inserite là dentro. E una volta fatto, un'altra cosa, una volta fatto analizza e ripara, mi raccomando, riavviate il vostro sistema di nuovo, ok? Di nuovo, fatelo a ogni costo, anche se dovesse scoppiare il PC, fatelo, perché serve. Poi con tutti questi aggiornamenti che fa Call of Duty, cioè che lanciano gli sviluppatori, non servono a niente, non servono proprio a niente. Ah, un'altra cosa, se il server non dovesse rispondere e avete sempre problemi a mettervi le mani nei capelli, regioni, e selezionate la regione in cui il server è più stabile, in cui non so, un server va benissimo, quindi Europa, Americhe, quindi chiudete tutto e riavviate Blizzard, ok? Bene, detto questo, grazie a tutti per questa visione, iscriviti al canale. Ah, un'altra cosa, una volta fatto opzioni analizza e ripara, dovete aspettare un bel po', quindi tra i 20-25 minuti, dovete farlo due volte, mi raccomando, un sacrificio, quindi 45-50 minuti vi serviranno per risolvere questo problema e basta. Avete risolto, ok? Bene. Per quelli che non parte l'analizza e ripara, allora è un problema del sistema, oppure del disco. Perché quando faccio analizza e ripara il disco arriva al 100%, dove? Gestione attività. Eccolo qua. Dov'è il disco? Prestazioni, disco. Eccolo qua. Quando lo faccio arrivare, non so, quando analizzo e ripara, arriva fino al 100% e comincia a sballare, a laggare, cose così. Quindi grazie a tutti per la visione, lascia like, iscriviti al canale, seguimi anche su Twitch, YouTube, qui sopra, attiva anche la campanellina e noi ci vediamo ad un prossimo video, quindi ciao!